Questa mattina i sindaci della provincia di Imperia hanno deciso di incontrarsi per decidere quali azioni intraprendere contro questa manovra sull'IMU e terreni agricoli. Anche se questa mattina è arrivata una buona notizia che il TAR ha dato la sospensiva a questa manovra, comunque tuttavia dobbiamo capire che venga in qualche modo levata per evitare che i comuni rimangano sotto scacco a questo prelievo forzato che è stato fatto. Per esempio a Dolciaco sono stati tolti 163 mila euro. Questa sospensiva permette ai cittadini di non pagare, ma in qualche modo noi dobbiamo rientrare di queste cifre. Quindi questa mattina decideremo insieme quali azioni forti intraprendere perché veniamo in qualche modo ascoltati. Il problema è che adesso, in questo momento, il governo ci mette in una situazione che non ci di fare noi da esattori. Il fatto che anche a Vallebona, come comune, hanno tagliato 287.000 euro, di fatto già tagliati nel 2014 e andranno a tagliarli anche nel 2015, ci mette in condizione di adoperare in qualche sistema o delle tasse o qualcosa ai cittadini che noi non vorremmo per rientrare da queste spese, altrimenti i comuni vanno a bagno. Speriamo di trovare qualche soluzione unitamente con tutti gli altri sindaci per non trovarci noi amministratori in una condizione di dover affrontare delle spese che non potremmo mantenerle e ai cittadini pagare delle tasse ingiuste a tutti i cittadini. Ci auguriamo di essere ascoltati, ma soprattutto di essere messi in una condizione di fare l'amministrazione come sappiamo noi fare, con buon senso, non perché gli altri ci impongono di adottare delle leggi o applicare delle tasse che noi non vorremmo.